Buongiorno, benvenuti su IDEA, che è la piattaforma di incontri digitali per l'editoria italiana, curata dagli studenti dei master dell'editoria dell'Università Cattolica di Milano. Io sono Francesco Boccardi, sono uno studente del Master Booktelling. E nel contesto di IDEA, oggi intervisteremo Raffaele Cardone, consulente editoriale, esperto di editoria internazionale, nonché docente di scenari e trend dell'editoria internazionale presso il Master Booktelling. Buongiorno Raffaele. Buongiorno. Come prima domanda volevo chiederle quale sarà l'impatto dell'emergenza sul mondo e sul mercato del libro. Noi partiamo da una questione squisitamente cognitiva, no? Quando succedono delle cose nuove, ci dice la psicologia cognitiva, tendiamo a confrontarle con qualcosa che già conosciamo, no? In qualche maniera. Noi abbiamo dei precedenti di grandi crisi editoriali derivate da fatti esterni. La prima era stata quella con la guerra del Golfo, poi con altri accadimenti, ma eravamo ancora in epoca pre-internet, e poi invece la crisi economica del 2007, 2008, 2009, eccetera, eccetera. Beh, sulla lettura in genere. La gente risponde contraendosi. Se succedono dei fatti gravi che vengono percepiti più o meno come globali o comunque come una minaccia, no, al normale flusso, alla normale serenità della vita, si tende a leggere meno. Soprattutto questo l'avevamo visto in epoca pre-internet. Adesso le cose sono tutte cambiate perché abbiamo appunto vari altri strumenti. Da un altro punto di vista, invece, è importante ed è un'occasione importante questa del Covid per fare una riflessione sul consumo di lettura, che è comunque alla base di tutto il sistema editoriale. Ora, il consumo di lettura poi si appoggia sulla scuola e sulla famiglia. La scuola è sempre più online, con tutte le incognite, non solo le incognite, ma anche qualche inquietudine, almeno da parte mia. E in famiglia, invece, si usano sempre più, non solo i device, ma anche le grandi piattaforme e soprattutto i contenuti digitali che sono proprio i concorrenti della lettura. Sicuramente i concorrenti della lettura all'interno del tempo libero, quindi dell'entertainment, sono le serie TV e i videogiochi. E abbiamo visto, questi sono dati che possiamo vedere proprio in questi mesi qui, come appunto Netflix e compagni abbiano sicuramente incrementato il flusso dei loro prodotti. Abbiamo visto come i videogiochi addirittura prendono intere fette di banda di internet e rallentano. Tutte queste attività che si sono disseminate, adottate da editori, da librerie, da autori, da festival, che sono basate sostanzialmente su innovazioni tecnologiche e sulla creazione, mi sento di dire, di reti di sopravvivenza. Queste reti di sopravvivenza, di solidarietà digitale, sopravviveranno o si tornerà tout court alla fisicità degli eventi? Beh, la fisicità degli eventi è sempre meglio, no? Comunque vada. Ma il fatto che si sia messa insieme questa rete sicuramente non è una cosa persa, anche perché dobbiamo un po' considerare, noi non sappiamo che evoluzione avrà questa epidemia, ma se, come dicono parecchi scienziati, dovremmo aspettarci probabilmente una serie di onde lunghe, insomma, e una convivenza per anni, beh, quantomeno abbiamo già degli strumenti nel caso ci dovessero essere
degli altri lockdown più corti, no? Ed è chiaro anche che editori e librerie fanno benissimo a fare queste cose, perché vuol dire mantenere il contatto con i lettori, mantenere il contatto non solo con i lettori, ma anche con gli editori e con gli autori. Non è una cosa di da poco, cioè il fatto che si coinvolgono comunque gli autori online è una cosa importante per loro, no? Per avere un contatto comunque, o almeno per tenere viva quella rete di contatti umani che è la caratteristica di questo, di questa nostra industria, quella appunto di avere relazioni, una industria fondata sulle relazioni. Parlando appunto di relazioni, di solidarietà tra comparti diversi della filiera, io penso ad esempio all'iniziativa dal punto di vista della distribuzione dell'iniziativa Libri da Sporto, e quindi quest'idea di sistema alternativo di distribuzione. Pensa che possa essere da modello per un sistema più collaborativo tra i diversi comparti della filiera editoriale? Cioè, si potrà ragionare in termini complessivi sull'intero comparto e non più come finora si è rilevato maggiormente per singole aziende e singoli professionisti? Allora, la questione è molto interessante e a me viene in mente un po' come si sono comportati negli Stati Uniti, che rimane comunque un mercato dove tutto succede un po' prima, no? E c'è una questione di fondo. La questione di fondo è un po' fra l'ideologico e il sentimentale. Cioè, queste iniziative, per esempio le librerie che si mettono insieme per fare dei canali alternativi di distribuzione, o di cose online, qualsiasi cosa, insomma, no? Cioè, canali alternativi ai grossi potentati, ovviamente non dispongono di una logistica, no, altrettanto efficace, ma negli Stati Uniti la rete delle librerie indipendenti è riuscita a fare questa cosa perché si è in realtà sovrapposta a una rete di negozi indipendenti che non vendevano libri, vendevano prevalentemente biologico, cose biologiche, vestiti, cibo, che diciamo si distinguevano per una specie di artigianalità, no? Che veniva, come dire, portata come vanto, no? E quindi hanno incontrato un pubblico che apprezza questa artigianalità. Ora, quello che dovrebbero fare, secondo me, le librerie è concentrarsi su una comunicazione di questo tipo. È interessante il fatto che, appunto, negli Stati Uniti il circuito si sia alleato con qualcosa che è già ideologicamente più sensibile. Comprare cibo bio, no, è già molto più evidente che non comprare dalla libreria indipendente. Certo. Anche perché il libro è sempre lo stesso, mentre nel cibo bio o nei vestiti biologici il prodotto non è lo stesso. No? Quindi, per esempio, iniziative di questo tipo, però bisogna trovare degli alleati, insomma, no? E fare una comunicazione integrata e trovare appunto anche una componente appunto fra l'ideologico e il sentimentale, altrimenti è chiaramente, voglio dire, la logistica di Amazon, per quanto abbia rallentato eccetera eccetera, ha privilegiato altre cose, è chiaro che la logistica di Amazon o dei grandi gruppi editoriali che vendono online così è imbattibile, no? Da quel punto di vista, sia come costi, sia come servizio, sia come offerta, sia come come tutto, insomma. E sempre parlando di queste iniziative di solidarietà digitale,
Si è assistito da parte di moltissimi editori al presentare, a mettere a disposizione degli ebook gratuiti oppure a prezzi iper scontati. Pensa che iniziative di questo tipo possano avere un peso nella fidelizzazione del cliente? Sarà interessante vedere se si riescono a misurare questi dati, ma a me sembra un'iniziativa meritoria, soprattutto in quei paesi in cui il libro elettronico, come dire, fa ancora un po' fatica, no? Come il nostro, per esempio, no? Allora, offrire degli ebook di qualità gratuiti, poi oltretutto anche nella forma, sono pamphlet per lo più, no? Quindi sono testi tutto sommato brevi. Sì, come nel caso dei microgrammi della Delphi, che sono. E quindi, come dire, aprire un pochino di più all'uso del libro, del testo elettronico, magari può far guadagnare qualche punto percentuale. Certo però che la coperta è comunque troppo corta perché va bene, nel senso che se si vendessero più libri elettronici, le case editrici, tutto sommato, forse starebbero meglio, potrebbero un po' compensare un pochino, la botta, però, ricordiamoci che il sistema editoriale non è fatto solo dalle case editrici, ci sono anche appunto i distributori e le librerie e tutti quelli che ci lavorano in mezzo. E ricordiamoci anche che il sistema editoriale, tutto sommato, negli anni segue sempre più o meno chiaramente quello che si chiama l'ottimo paretiano, no? E comunque vada, il 20% dei libri fa l'80% del fatturato. Certamente, però per fare in modo che questo 20% dei libri faccia l'80% del fatturato ci vuole anche il resto dell'80% dei libri. Devono esserci questi libri qui, quindi magari si ridurrà un po' l'offerta, magari si aprirà un pochino di più sul libro elettronico, chissà se si riuscirà a guadagnare qualche punto. L'importante è che tutto abbia un equilibrio, insomma, e che le librerie continuino a stare aperte, perché il nostro mercato Certo, dipende da loro. è ancora quello della libreria e va bene che sia così, anche perché le scelte sui siti online non le facciamo come le facciamo in libreria, insomma. La cosa, secondo me, interessante adesso, per quanto riguarda il mercato trade, è che questi mesi di lockdown, dovrebbero farci un po' ripensare a un altro aspetto del digitale, che in qualche maniera è su un territorio contiguo a quello dell'STM, contiguo, sto dicendo, non è lo stesso. Vale a dire, noi in questi mesi, possiamo vedere molto bene quali sono, le virtù, le carenze, soprattutto il ruolo di tutta quella che è la catena distributiva. Noi ricordiamoci che è lo snodo fondamentale, incluse le librerie, però ci sono i distributori, no? Ma anche come si confeziona, no? Il prodotto. La catena distributiva è centrale. E allora forse la cosa che potrebbero fare quei paesi dove il print on demand non è molto, ancora molto, molto sviluppato, negli Stati Uniti per esempio è abbastanza sviluppato, usato come rifornimento e non come tappabuchi, no? Quindi non come siamo in rottura di stock e allora facciamo una micro tiratura digitale per andare a riempire, ma proprio come un qualcosa che sia un pochino più centrale. Sto parlando sempre di libri a stampa, no? Poi invece, per quanto riguarda l'e-commerce di per sé, noi vediamo che dove il mercato digitale è già ampiamente consolidato, per cui sicuramente negli Stati Uniti, sicuramente in Inghilterra, e per certi versi anche in Cina,
Vediamo che tutto è rimasto un po' più aperto, chiaramente. Contano anche le varie leggi sul libro, la scontistica, l'abitudine, la diffusione, i device, eccetera, eccetera. Però non possiamo non tener conto, per esempio, che negli Stati Uniti molti editori, medi, medio piccoli, eccetera, eccetera, hanno il loro fatturato che supera il 50% sull'online. Questa è una cosa che, per esempio, in Europa non abbiamo, no? E che se la situazione rimane così è difficile che raggiunga quelle cifre. Quindi bisogna andare un po' a vedere situazione per situazione, no? Sicuramente l'Europa è una cosa differente un po' dal resto del mondo, per le sue leggi, per l'assortimento librario che ha, per come è considerata l'editoria. A livello internazionale, all'interno della produzione editoriale, c'è qualcuno che di fronte a questa emergenza sta rispondendo più positivamente di altri? Non so, penso alle piattaforme online, appunto, o al settore dei podcast, al settore degli audiolibri? È chiaro che tutto ciò che va sul digitale, abbiamo visto su alcune cose che sta avendo degli incrementi, però le case editrici del trade non possono far altro che dire: noi per quest'anno almeno riduciamo i titoli. Questo è chiaro, no? Non c'è nessuno che risponde positivamente dicendo: bene, allora aumentiamo le redazioni. No, ci sono parecchi segmenti dell'editoria, anche italiana, che hanno già fatto capire, segmenti voglio dire, quindi non intere case editrici, ma pezzi della distribuzione, pezzi delle librerie così, che hanno già detto: vabbè, cari dipendenti, prepariamoci, perché magari voi continuerete nel telelavoro, insomma, no? La vita d'ufficio che c'era prima non si farà più, o non sarà comunque così, ed evidentemente anche questa è una riduzione dei costi, perché avere uffici più piccoli e più agili abbatte che cosa? I costi fissi. Adesso la grande preoccupazione degli editori è abbattere i costi fissi, perché è solo lì che puoi grattare qualcosa, insomma, puoi portare a casa qualcosa. Quindi secondo lei si accentuerà quella che è una caratteristica propria dell'editoria internazionale, cioè quell'esternalizzazione dei servizi? Già adesso molti servizi sono esternalizzati rispetto, certo, a un po' di anni fa, insomma, sono cresciute, che so io, le agenzie che fanno traduzioni, le agenzie che fanno revisioni, le agenzie che fanno grafica, no? Prima erano tutti, fino a 10 anni fa, 15 anni fa, erano tutti interni, soprattutto le grandi case editrici, no? Adesso è già tutto parecchio esternalizzato. Si esternalizzerà un po' di più? Sì, anche perché costa meno, la concorrenza è più alta e si spuntano sui poveri traduttori già sotto pagati, si spuntano dei prezzi ancora migliori, chiaramente, no? Non essendoci un sindacato traduttori, un sindacato grafici editoriali, eccetera, eccetera, anche lì le case editrici, grandi e piccole, grandi e piccole, e anche sul grande e piccolo dovremmo fare qualche... A proposito, chi sopravviverà a questa tempesta? Si accentuerà un'altra delle caratteristiche proprie dell'editoria, quella della concentrazione? Chi rimarrà in piedi? Rimarranno in piedi le cosiddette too big to fail, oppure le piccole aziende che sono più flessibili? Chi sopravviverà? E questo bisognerà un po' vedere quanto saranno effettivamente i danni alla fine. E i danni ci saranno chiaramente, di sicuro, e saranno ingenti. Oltre un certo, cioè fino a un certo limite, la flessione dei mercati, per quello che ne sappiamo, quindi applico un meccanismo di psicologia cognitiva, confrontiamo con quello che già sappiamo.
fino a una certa pressione dei mercati, le più penalizzate sono state storicamente le medie case editrici, quelli che avevano in realtà dei costi fissi più alti, ma non le spalle finanziarie abbastanza grosse. I piccoli, certo, alcuni hanno chiuso durante le crisi, però i piccoli, essendo più agili, insomma, se la sono sempre cavati. I dati però che abbiamo sono ben più gravi delle altre crisi, ci fanno pensare a una flessione dei mercati ben più importante, e allora a quel punto il piccolo editore non è che la scampa, o comunque la scampa con molta, 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 molta più fatica, insomma. Quindi, e poi sulle grandi case editrici, lei dice troppo grandi per fallire. Beh, troppo grandi per fallire è un bel termine, soprattutto se lo applichiamo alle banche. Per un'industria, non so se valga sempre. Ricordiamoci che c'è stato non molti anni fa il fallimento della più grande catena di libri globale, Borders, è fallita. Fallita, faceva diversi miliardi di fatturato, cioè faceva il fatturato, il doppio del fatturato di tutta l'editoria italiana, ed era una catena di librerie veramente globale. Fallita. Certo, chiaro che i grandi gruppi hanno linee di credito, strutture e una flessibilità, un fiato anche economico più grande, possono anche trattare molto di più con gli altri componenti della filiera, quindi possono lavorare su delle economie su scale differenti, chiaramente, no? Hanno anche molto più catalogo, insomma. Vedremo, insomma. Quindi, diciamo che sì. La situazione è abbastanza grave, questo lo sappiamo, insomma. Anche perché le librerie praticamente non hanno ancora riaperto, quindi in molti paesi. Quindi. Grazie mille, ti ringrazio per questo interessante intervento, e invito a seguire le interviste del progetto IDEA, del nostro master, dei nostri master, e vi saluto. Arrivederci. Un saluto anch'io a tutti.